riti della Settimana Santa annullati. La Quaresima si conclude in quarantena nell'anno che ricorderemo segnato dalla pandemia da coronavirus. A Lanciano mancheranno i tradizionali appuntamenti organizzati dall'Arciconfraternita Morte e Orazione San Filippo Neri. Una su tutte, la suggestiva processione degli incappucciati che si svolge la sera del Giovedì Santo. Il priore Raffaele Sabella ha scritto una lettera aperta alla città per condividere il programma minimo che verrà osservato. Non si svolgerà neppure la solenne processione del Venerdì Santo con il Cristo morto e talame della passione. Ma, dice il priore, non possiamo lasciare la città di Lanciano orfana dei riti della Settimana Santa. Pertanto il direttivo dell'Arciconfraternita ha deciso una serie di iniziative per solennizzare nel miglior modo possibile i giorni che precedono la Pasqua. Sarà una manifestazione di suoni lungo i percorsi abituali delle processioni, sia al giovedì che al venerdì santo. Attraverso degli altoparlanti risuoneranno i due caratteristici brani per banda, l'Elegia di Lavazzoni e il Christus di Masciangelo, insieme ad alcuni brani registrati del concerto della corale. Il tutto, sottolinea il priore, sarà scandito dal suono mesto della caratteristica raganella, strumento tipico legato ai riti tanto cari ai lancianesi. Ci piacerebbe che tutta la città, conclude Sabella, partecipasse ad un profondo raccoglimento, accendendo un lume fuori alle finestre nei giorni e negli orari in cui sono solitamente previste la fiaccolata degli incappucciati e la processione del Cristo morto.